Buongiorno a tutti, oggi parliamo di un tema molto interessante che è il tema della cittadinanza digitale. Sapete che l'Agenda 2030 ha messo alcuni goals, cioè alcuni obiettivi da raggiungere entro appunto il 2030. Uno di questi è il tema della digitalizzazione della società. E in particolare il tema della cittadinanza digitale. Come vedete dal sottotitolo che ho scelto per queste brevi considerazioni, è proprio il tema delle skill per entrare nel futuro. Beh, insomma, questa è una cosa assolutamente fondamentale. È vero che molti si sentono tradizionalisti, sentono ancora la necessità di usare la penna, di usare la matita, tutte cose ovviamente encomiabili, ma ormai noi facciamo parte della società dell'informazione e gli strumenti tecnologici, ormai lo vediamo, sono in mano a tutti. Da qui è fondamentale comprendere come diventiamo senza dubbio cittadini nel mondo reale, ma c'è già un doppio che è il mondo digitale, quindi la cittadinanza digitale è una questione della quale conviene prendere le misure. Ovviamente per vivere in questa società sono necessarie delle competenze, le cosiddette competenze digitali. Io qui farò solo delle domande per sortire l'effetto da fare da cassa di risonanza, lanciando alcune domande sulle quali poi successivamente in classe parleremo o discuteremo assieme. Cioè, quali sono le abilità di base che tu possiedi per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione? Sì, lo so benissimo che tu sai usare il computer, che tu usi lo smartphone, che tu usi il tablet, ma ti rifaccio la domanda: davvero, quali abilità di base tu possiedi veramente per quanto riguarda queste tecnologie? Cioè, sai usare il computer, i tuoi device per fare che cosa? Solo per giocare? Solo per passare il tuo tempo? O riesci anche ad usarli per reperire delle informazioni, per valutare quelle informazioni che trovi online, per conservarle, per produrle addirittura, per presentare o scambiare queste informazioni? Prova a pensarci, sai usarlo per comunicare e per partecipare a reti collaborative tramite internet? Cioè, effettivamente, dal punto di vista concreto, come tu usi queste competenze digitali? Dove arrivano queste tue competenze digitali? In una scala da 1 a 10. Ovviamente queste competenze digitali l'Europa le snocciola in qualche misura in 8 step, che qui voglio velocemente ricordarti. La prima è la questione della identità digitale. Tu sai benissimo, siccome sei giovane, tieni assolutamente alla tua identità, anzi vuoi che gli altri ti notino, vuoi che gli altri si accorgano di te. Sei cioè molto geloso della tua identità. Ricordati però anche che hai anche tu una identità digitale, hai una sorta di tuo doppio, quello che viene chiamato il gemello digitale. Sì, perché tutte le cose che tu dissemini online, in rete, come si dice, sono di fatto il calco della tua vita. Molte cose, lo so, te le tieni per te e fai benissimo, ma molte cose ad un occhio inesperto potrebbero sembrare ininfluenti, ma ad un occhio esperto o addirittura ad un occhio come quello dell'intelligenza artificiale, beh, questa identità digitale risulta centrale. Quello che voglio chiederti anche qui è una cosa molto molto semplice, cioè sei consapevole della tua presenza online? Ti accorgi di tutte le cose che stai mettendo online? Sai gestire questa tua identità digitale? Per esempio, qual è la tua reputazione online? La seconda cosa che volevo chiederti riguarda il tuo uso del digitale. Io lo so, qua tu sicuramente mi risponderai immediatamente con un'affermazione, con un sì convinto, ma ti faccio lo stesso questa domanda, cioè sei capace di utilizzare i dispositivi e sistemi differente o ormai sei solo capace di usare il tuo cellulare per scrivere velocissimamente con quattro dita? Sei un fruitore passivo degli strumenti tecnologici o li usi anche in modo attivo? E se sì, come? Cioè, qui c'è la grande questione dell'uso. Ovviamente non sono solo strumenti, ormai sono ambienti nei quali noi viviamo. Per questo è importante non solo restare fruitori, passivi, come si dice, ma diventare attivi, cioè fare di questo strumento qualcosa che io uso, che tu usi.
e dal quale ciascuno di noi non venga usato. Poi c'è la questione della digital safety, un termine un po' strano, se vai a vedere sul dizionario si parla sempre di sicurezza, ma qua siamo di fronte ad una sicurezza particolare. E anche qui ovviamente ti faccio la domanda: sei capace di riconoscere e di evitare i rischi connessi all'uso del digitale? Beh, lo sai, anche qui è un ambiente e come tutti gli ambienti ci sono i rischi. E quindi io ti chiedo, ovviamente, se tu sai riconoscere questi rischi. Per esempio, lo saprai, quello del cyberbullismo, per esempio la radicalizzazione dell'idea, di qualsiasi idea, oppure anche, ma anche qui lo avrai visto, la violenza e le oscenità. Sai difenderti? Sai evitare questi rischi? Questa competenza digitale riguarda più in particolare non la sicurezza del soggetto, ma la sicurezza dell'oggetto. È perché ovviamente tutto quello che tu hai lì sul tuo telefono, sul tuo computer, sul tuo tablet, beh, prova a pensare se i tuoi genitori potessero guardarci dentro. Dai, sto scherzando. Prova a pensare il mondo di cose che il tuo smartphone racchiude. Bene, sai riconoscere i pericoli del hacking, pericoli di essere truffato, di essere raggirato, di essere carpito dai tuoi segreti? Sai proteggere i tuoi dati e i tuoi device? Prova a pensare alle password, come vedi dall'immagine, beh, la cosa ti sarà immediatamente chiara ed evidente. Questa è un'altra grande skill molto importante, la Digital Emotional Intelligence. Tu sai che ci sono vari tipi di intelligenza e una fondamentale è la cosiddetta intelligenza emotiva. Così come noi umani abbiamo l'antipatia e la simpatia, cioè abbiamo l'emozione attraverso cui entrare in contatto o restare distante dagli altri, così tutto questo avviene in qualche misura anche online. Qualcosa del genere lo avrai visto con la DAD, la noia, la distanza, il non riuscire ad entrare in empatia con i professori, con i tuoi compagni, con gli amici. È molto difficile, però lo sai benissimo, la tua esperienza te lo dice, che in certe situazioni molte persone riescono a dare il meglio di sé grazie a questa intelligenza emotiva digitale. Anche qui ti faccio la domanda: qual è il tuo livello di intelligenza emotiva? Cioè, riesci ad approcciarti all'altra persona dietro uno schermo con questa tua capacità di entrare in relazione anche tramite i device? Quest'altra skill si chiama digital communication. Lo sai, qua noi siamo molto bravi, o almeno cerchiamo di essere molto bravi. La capacità comunicativa dell'essere umano è una delle doti caratteristiche, ovviamente, dell'essere umano medesimo. L'uomo è colui che parla, è colui che ha logos, è colui che riesce a comunicare. La parola da questo punto di vista è una sorta di iceberg, un iceberg che racchiude un'anima. Bene, sai comunicare tramite questi device, sai collaborare, sai farti capire attraverso queste tecnologie e attraverso i media? Sì, perché anche questa cosa sarà fondamentale. Molte delle tue idee tu dovrai saperle comunicare attraverso questi device. Ci sarà sicuramente la voglia, il desiderio, l'occasione di vivere anche nella vita reale, ma lo vedi molto tranquillamente, molte persone ormai comunicano molto molto spesso nell'arco di una giornata attraverso questi media. Quindi sai comunicare? Anche questa è una skill fondamentale. Quando si parla di alfabetizzazione ti sembra di essere tornato bambino. Però capisci, noi siamo in un mondo carico di informazioni, dove basta spingere un bottone che il mondo, per così dire, ti entra in casa. Bene, sei capace di trovare le informazioni online, di valutarne per esempio la credibilità, di creare dei contenuti e di condividerli nel modo migliore? Guarda che questa skill è veramente fondamentale. Beh, senza dubbio trovare le informazioni online ti sembrerà molto facile, però man mano ti addentri nell'online, vedi che c'è veramente un mondo di informazioni. Quindi come fai a valutarne la credibilità? E poi, scusa,
Tu sei solo passivo di fronte alle informazioni o riesci a creare dei contenuti, cioè diventi attivo nel mondo dell'informazione? Sai condividerle le informazioni con i tuoi amici, con i tuoi genitori, con gli insegnanti? Beh, qui siamo di fronte ad una necessità fondamentale. È necessario alfabetizzarsi dal punto di vista digitale, perché il mondo delle informazioni, essendo un mondo sempre più complesso, necessita di persone all'altezza del compito. Infine abbiamo l'ultima skill, ultima certamente, ma non meno importante. Beh, lo sai, nel mondo online avvengono cose anche non particolarmente simpatiche, anzi, cose a volte drammatiche e in certi casi, ahimè, addirittura tragiche. Lo sai, l'uomo ha la libertà di parola, ha la libertà di comunicazione, ma noi possiamo fare del male tutte le volte che diciamo qualcosa. A volte ne siamo inconsapevoli, ma il mondo dei media ci dice anche che è necessario non solo che noi possiamo avere garantito il diritto di parlare, ma che vengano garantiti a tutti i diritti fondamentali. Per cui sei consapevole del diritto alla libertà di parola e di pensiero, ma anche del diritto alla privacy, per esempio. Ci sono tante cose che tu racconti alle tue amiche e ai tuoi amici che non devono assolutamente per nessun motivo andare online. Sei consapevole della proprietà intellettuale di quello che tu produci e del fatto che eventualmente tra qualche anno tu vivrai grazie ai proventi delle creazioni intellettuali che hai appunto prodotto? E poi sei consapevole anche del diritto all'oblio? Sì, perché a volte vogliamo non essere trovati, vogliamo non essere rintracciati, vorremmo anche non avere mai scritto quella cosa, vorremmo non avere mai postato quel commento. È quindi necessario anche pensare, tra le varie skill, al diritto all'oblio. Chi di voi studierà giurisprudenza vedrà che questo mondo dei diritti digitali è un mondo senza dubbio in larga espansione. Prova a pensarci e ovviamente ne parleremo in classe.